Porca miseria, che vita cara, tutti di la cinghia stira, tutti di e va giù la lira, a son fasse tutti signor. E per gavesse la pi brutta, zona sera, borsa nera, la non aria niente a sciare, la miseria avanti avanti. Io L'elettricità sono nata col ogni legno tanta manca, nel quaretta la 1926 farina bianca, e a porta purtroppo sono stata senza papà la santa, e gira il e secco, la mamma ha l'aiuta dovuto fare in fatta modo di allevare la di famiglia da sola. Se non che io sono riuscita a trovare un lavoro per aiutare, avevo solo 13 anni. Solo 13 anni. Lavoravo in una fonderia in Corso Trapani, in una fonderia per aiutare. Facevo 10 ore al giorno, 10 ore al giorno per aiutare la mamma. Se non che in tempo di guerra, si capisce, ero giovane, avevo tanta fame e tutto, e in quel periodo lì c'era la tessera. La mamma non poteva mantenermi come noi avevamo bisogno, allora si lavorava con i miei fratelli e si tirava avanti. Se non che io ero la più, diciamo, quella che facevo il lavoro più pesante, facevo 10 ore al giorno. E allora mi lamentavo sempre che avevo appetito, se non che con la tessera. C'era la tessera per prendere il pane. Da dove abitavo io, arrivare al pullman per andare al lavoro, che era l'aeronautica, io abitavo in via Castagnevizza, c'era la distanza da dove abitavo al pullman, a metà strada c'era la panetteria. E ci fermavamo io, mia sorella e un'amica. Partivamo di casa alle 6 perché alle 6:30 precise arrivava il pullman da Torino. Si fermava in via Rieti, aspettava il treno che arrivava da Rivoli perché c'era il trenino in Corso Francia, c'era il trenino che arrivava da Rivoli per prendere le persone e ci accompagnava al lavoro. Se non che tutte le mattine alle 6:30 passavamo dal panettiere e bisognava dare la tessera. Io sono sempre stata abbastanza zitta, diciamo, anche se avevo fame, perché mi vergognavo a dirlo, ma avevo fame. Mia mamma, poverina, non aveva grandi possibilità, mi dava quello che poteva, anche per mia sorella e tutto, però non era sufficiente. Se non che, presentando la tessera, mi davano due pagnottelle, ma neanche pagnottelle, erano come due bocconcini. E sto, io facevo 10 ore al giorno con due bocconcini di pane, così. Ma ho sempre accettato, finché un giorno, passando su un muro, leggo che a Torino veniva il duce. E allora pregavano che bisognava andare a battere le mani, ricevere bene tutto il gruppo del duce, e insomma, manifestare, fare, brigare. Io con la pancia vuota, due pagnottine per fare 10 ore al giorno, che lavoravo in una fonderia a Lima, per cui quel giorno ero arrabbiata e son salita sul pullman. Il pullman arrivava alle 6 del mattino. Noi eravamo per le 6:30, eravamo pronti per andare al lavoro, aspettando prima il trenino che arrivava da Rivoli. Se non che scendevano degli altri operai che andavano a lavorare. Se non che io ho fatto caso, quando quel giorno che mi sono arrabbiata, che avevo solo queste due pagnottine lì, io ho fatto caso che era tanto già parecchio tempo che salivano in mezzo a questi operai, c'era anche un signore.
un signore che non parlava mai, ma ci conoscevamo tutti, ci salutavamo perché prendevamo solo, c'era solo un pullman ogni tanto. E allora ci conoscevamo di vista così. Se non che io, di fronte a me si sedevano sempre gli uomini, di quale donne, comunque io vedevo sto signore che aveva una borsa, ma erano già mesi che lo vedevo, ma non ho mai detto niente finché non ho visto sta scritta. Aveva una borsa di pelle, quella di campagna, con dentro aveva un panino di, diciamo, come si dice, un coglio di pane bianco. Io intravedevo, aveva il salame, il formaggio, la frutta, la bottiglietta del vino. Io avevo, nella mia borsa avevo mezza mela, le due pagnottine che mi dava la panettiera e un po' di pietanze che mia mamma poteva darmi, e dovevo fare 10 ore al giorno. Ma non ho mai fatto caso fino al giorno in cui ho visto sta scritta che bisognava battere le mani e fare... Allora mi sono arrabbiata e mia sorella non si lamentava, era meno mangiona di me, là, diciamo. Mia sorella non si era lamentata e l'amica un po', ma io invece mi sono messa a dire... mi ha visto l'autista del pullman, che era Andy, che era già tanto che mi conosceva. Quel mattino mi aveva vista arrabbiata e che brontolavo, perché avevo proprio fame, ecco. E allora mi chiede: cosa c'hai, Aristea, stamattina che sei così arrabbiata? E io non ho pensato che qualcuno potesse avercela con me. Io, mia sorella è stata zitta, siamo saliti, io invece mi sono sfogata, ho detto: io sono arrabbiata, altro che arrabbiata, sono qui con queste due micchette piccole, devo stare fino stasera, lavorare 10 ore, poi leggo che devo andare a battere le mani al duce. È questo che sono arrabbiata, io andare a battere le mani al duce? Mai, perché la fame sono io che la faccio. E allora se vado e sputo sulla scritta. Queste sono state le parole che io ho detto. Se non che passano 2 minuti, il signore di fronte a me, quello della borsa piena, mi dice: cara signorina, come mai si lamenta così? E dico: mi lamento perché io devo andare al lavoro e guardi, e lì ho ancora letto che devo andare a battere le mani a pancia vuota. Dico: chi me lo fa fare? Dico: io, allora ho detto, però io sapevo che lui aveva la borsa piena di roba, allora io ho detto niente, ho detto: mi lamento perché ho fame. Allora lui mi risponde: cara signorina, visto che ha fame, adesso lei scende con me, in Corso Trapani sono scesa, la fermata prima della scuola San Torre Santa Rosa, viene con me e le faccio fare una buona colazione. Se non che l'autista dallo specchio mi ha vista, mi faceva segno di stare zitta, Io invece, con quello che mi ha detto questo, sapendo quello che avevo la borsa piena, mi sono sfogata, ho detto tutto quello che ho pensato, della fame, del maltrattamento, di tutto. Allora il signore delle pullman le dice: la lasci stare, è ancora una ragazzina, ha fame, la lasci stare, perché mi conosceva. Se non che io, sono stata io che ho detto no, io lo seguo, perché io sapevo che aveva borsa. Io ho detto: no, io lo seguo. Mia sorella e mia amica piangevano, mi imploravano non andare, non farlo, non scendere. Dovevamo entrare alle 7 al lavoro, erano le 6:35, il pullman si è fermato in Corso Trapani e io sono scesa con questo signore
venuta mia sorella, è venuta anche Irma, insomma. Sono venuti anche loro, loro non li hanno fatti entrare. Io sono entrata, preso quella bella scalinata della Santorre Santa Rosa e sono entrata con questo signore, lui sempre con la sua borsa chiusa. Mi presenta, arrivano due, diciamo, repubblichini, però avevano le frangette, che siano fascisti, che siano repubblichini, a me non interessava, interessava dire quello che pensavo. Questo signore mi presenta e dice: guardate che vi ho portato una signorina che sta dicendo che invece di battere le mani, di andare a battere le mani al Duce, che lei è disposta a sputare anche sul manifesto, perché ha fame e si lamenta che non è contenta. E allora mi ha presentato a questi signori, questi mi hanno detto: oh signorina, mi hanno preso le buone, mi hanno detto: oh signorina, si accomodi, adesso ne parliamo. Le facciamo fare noi colazione, ha tanta fame. Dico, l'ho sempre avuta fame, da quando lavoro, perché se non hai a borsa nera, se non vai a borsa nera. E allora ho aspettato, dopo 5 minuti, arriva un altro con le frangette lì, un fascista, e mi dice: ecco, questa è la sua colazione. Io sono rimasta, però non ho battuto occhio, non ho detto niente, ho visto arrivare questo con un bicchiere, ma non un bicchierino, un bicchiere, quelli della birra, che servono la birra, completo, completo di olio di ricino. E mi ha detto: visto che ha fame, io gli ho portato la colazione, adesso lei se la beve e vedrà che la giornata finisce bene. Io non ho risposto, non ho risposto, l'ho accettata, l'ho bevuta a fatica, perché ogni tanto mi fermavo perché mi veniva in bocca, però ho bevuto tutto quello che mi ha dato. Ho bevuto tutto sto bicchierone pieno, senza lamentarmi. Se non che il signore era di fianco a me, non l'hanno mai interrogato lui. Finito di darmi l'olio a me, io ho detto: io la mia parte l'ho fatta, colazione l'ho fatta, però adesso mi fate il santo piacere di prendere la borsa che ha il signore, che se la stringeva molto bene in mano, di prendere quella borsa e vedere cosa dentro per pranzo. E poi guardate la mia. Io avevo un po' di cavoli con un pezzettino di salsiccia, un quadratino di salsiccia. Ho detto: prendete la borsa e guardate cosa lui, che mi ha portato qui a fare colazione. Lui si è arrossato, è venuto un papavero proprio, si è arrossato. Allora l'altro prende la borsa, apre la borsa e poi l'ha fatto andare di là. Ma io avevo visto, apre la borsa, tira fuori sto bella pagnottona, il salame, il formaggio, il vino, persino la frutta. Porca miseria, che allora l'hanno portato in un'altra camera, però a me non l'hanno più fatto vedere, l'hanno spinto in un'altra camera. Poi io non, questo signore ne ha, veniva tutte le mattine in quel pullman, non l'ho più visto, non ho mai più visto quel signore, non ha mai più preso il pullman. Tanta manca, dove cava la farina bianca, a porta palasa anduaca e gira il sé, avendo tabacca, artigne e sigarette, tu le tesserà come in tempo di guerra, niente le cambia, somma sempre a terra. Parate verdurea continua a piese il pie, mentre luperai porco fausto che sgiaia, mangia pane hai. E cosa fai padronca? Ai manca i vedere il butto pa. Così mal fa la povera gente, tira la cinghia e batti i denti.